Il titolo di oggi è dal Tempo, a pagina 13. Il titolo è La luce di Roma. È un articolo di Stefano Mannucci dedicato alla nuova illuminazione per i fori che sarà curata da Vittorio Storaro. Scrive Stefano Mannucci. I fori di Augusto, Traiano e Nerva saranno presto sottratti al buio grazie alla ricerca spirituale, oltre che artistica, del tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, uno che non ama lo si definisca come direttore della fotografia, ma che preferisce parlare di sé come di un cinematografo, nel senso etimologico di uno che scrive con le immagini, dice Storaro. Risolvendo i conflitti tra gli opposti, tra colore e colore, tra notte e giorno, terra e cielo, sole e luna. Continua Mannucci, lavorando per esempio su quello straordinario film che è la colonna traiana, c'è la pietra al posto della celluloide, ma nessuno può negare la natura di quella bobina che si avvolge, che si slancia verso il cielo e che scena su scena narra l'epopea dell'imperatore che gestì la massima espansione di Roma dopo i conflitti con i Daci. E più avanti sono riportate le parole di Storaro che dice: nella colonna che si dipana e che diventerà una sorta di proiezione che emanerà luce propria, Traiano ha messo tutto se stesso. Questo personaggio, come tutti noi, aveva capito che verremmo ricordati per un'impresa, una più di altre, e per lui fu questa, dopo la resa dei Daci. Era l'egemonia della città eterna in tutto il mondo conosciuto. E quasi in conclusione, ancora le parole di Storaro: quando guardiamo un'opera, un film, un quadro, questo colpisce istintivamente, a meno di non essere critici o professori, il nostro primo responso non è razionale, ma emotivo. Tutto il nostro corpo risponde sopra e oltre la coscienza. I colori ci spingono a reazioni di cui non comprendiamo la natura e l'origine, il nostro metabolismo cambia e ci pone questioni.